poiché sei vivo, tutto è possibile. La nostra vita deve essere il nostro messaggio. La mente può andare in mille direzioni, ma su questo bellissimo sentiero, cammino in pace. Ad ogni passo soffia il vento. Ad ogni passo sboccia un fiore. Quando mi sono svegliato stamattina ho sorriso. Ho davanti a me 24 ore nuove di zecca. Faccio voto di vivere pienamente ogni momento e di guardare tutti gli esseri con occhi di compassione. La sofferenza non basta. La vita è allo stesso tempo terribile e meravigliosa. Come posso sorridere quando sono pieno di così tanto dolore? È naturale, devi sorridere al tuo dolore perché sei più del tuo dolore. Devi amare in modo tale che la persona che ami si senta libera. Sorridi, respira e procedi lentamente. Cammina come se stessi baciando la terra con i tuoi piedi. Inspirando, calmo corpo e mente. Espirando, sorrido. Vivendo nel momento presente, so che questo è l'unico momento. La speranza è importante perché può rendere il momento presente meno difficile da sopportare. Se crediamo che il domani sarà migliore, oggi possiamo sopportare le difficoltà. Molte persone pensano che l'eccitazione sia felicità. Ma quando sei eccitato non sei tranquillo. La vera felicità si basa sulla pace. Attraverso il mio amore per te, voglio esprimere il mio amore per l'intero cosmo, per l'intera umanità e per tutti gli esseri. Vivendo con te, voglio imparare ad amare tutti e tutte le specie. Se riesco ad amarti, potrò amare tutti e tutte le specie della Terra. Questo è il vero messaggio d'amore. Quando un'altra persona ti fa soffrire, è perché soffre profondamente dentro di sé, e la sua sofferenza trabocca. Non ha bisogno di punizione, ha bisogno di aiuto. Questo è il messaggio che sta inviando. A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma a volte il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia. Essere belli significa essere se stessi. Non hai bisogno di essere accettato dagli altri. Devi accettare te stesso. Affinché le cose si rivelino a noi, dobbiamo essere pronti ad abbandonare le nostre opinioni su di esse. Lasciare andare ci dà la libertà, e la libertà è l'unica condizione per la felicità. Se nel nostro cuore ci aggrappiamo ancora a qualcosa, rabbia, ansia o possessione, non possiamo essere liberi. Le persone hanno difficoltà a lasciare andare la loro sofferenza. Per paura dell'ignoto, preferiscono la sofferenza familiare. I sentimenti vanno e vengono come nuvole in un cielo ventoso. La respirazione consapevole è la mia ancora. Le persone di solito considerano un miracolo camminare sull'acqua o nell'aria rarefatta. Ma penso che il vero miracolo non sia camminare né sull'acqua né nell'aria, ma camminare sulla terra. Ogni giorno assistiamo a un miracolo che non riconosciamo nemmeno, un cielo azzurro, nuvole bianche, foglie verdi, gli occhi neri e curiosi di un bambino, i nostri due occhi. Tutto è un miracolo. Bevi il tuo tè lentamente e con riverenza, come se fosse l'asse su cui ruota il mondo terra, lentamente, in modo uniforme, senza fretta verso il futuro. Quando pianti la lattuga, se non cresce bene, non puoi incolpare la lattuga. Cerchi i motivi per cui non sta andando bene. Potrebbe aver bisogno di fertilizzante, o più acqua, o meno sole. Non dai mai la colpa alla lattuga. Tuttavia, se abbiamo problemi con i nostri amici o familiari, diamo la colpa all'altra persona. Ma se ce ne prendiamo cura, cresceranno bene, come la lattuga. Incolpare non ha alcun effetto positivo, così come cercare di persuadere usando la ragione e l'argomentazione. Questa è la mia esperienza. Nessuna colpa, nessun ragionamento, nessuna discussione, solo comprensione. Se capisci e dimostri di capire, puoi amare e la situazione cambierà. Mangiando carne condividiamo la responsabilità del cambiamento climatico, della distruzione delle nostre foreste e dell'avvelenamento della nostra aria e acqua. Il semplice atto di diventare vegetariano farà la differenza per la salute del nostro pianeta. Se ami qualcuno ma raramente ti rendi disponibile per lui o lei,
quello non è vero amore. Le mie azioni sono le mie uniche vere proprietà. Prometto a me stesso che mi godrò ogni minuto della giornata che mi sarà dato da vivere.